Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Parola del Santo Evangelo cancelli i nostri peccati. Celebriamo, fratelli carissimi, la solennità della Santissima Trinità nella domenica successiva alla solennità della Pentecoste, nella quale abbiamo contemplato la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente, quando tutta la missione del Redentore si è già realizzata e si compie anche la promessa dell'invio del Santo Spirito Paraclito, del Consolatore, la Chiesa inizia ad avere piena conoscenza del mistero di Dio che oggi noi adoriamo. Il mistero di Dio non si può, non si deve spiegare. Non si parla di Dio, si parla con Dio. Si entra nel mistero di Dio, nel cuore di Dio che si rivela a nessun altro popolo, a nessun'altra nazione. Viene data questa opportunità. Dio sceglie i suoi figli e ad essi si rivela, si comunica. Non è l'indagare dell'uomo che può penetrare il mistero di Dio, ma è l'amore santo di Dio che si rivela, si comunica. Ed ecco che quel Dio che era, che è e che viene, ci è stato comunicato da Cristo Gesù, ci è stato rivelato in pienezza. Anticamente il popolo di Israele riconosceva la presenza di Dio attraverso quelli che erano i segni straordinari della sua possenza, della sua onnipotenza. In Gesù noi abbiamo ricevuto però, ecco, non tanto dei segni, ma la visita stessa di Dio. E Gesù che, iniziando l'opera della redenzione, incarnandosi nel grembo virginale di Maria, facendosi uomo e poi iniziando a vivere in mezzo a noi, che viene rivelato dall'Eterno Padre con quella voce, quando si squarcia nei cieli e viene dichiarato: «Questi è il Figlio mio diletto, ascoltatelo». Dio ci rivela che Gesù è suo Figlio. E Gesù stesso ci rivela che Dio è Padre. Gesù ci rivela che Egli è stato mandato dal Padre, che Lui da sempre è preesistente con il Padre nel mistero della Santissima Trinità, prima che Abramo fosse io sono. Da sempre Egli è stato e con Dio, da sempre. Ci rivela Gesù che il Padre ci ama. Ci rivela che Egli è stato mandato per compiere la volontà del Padre, per salvarci. E ci dice ancora
quando io sarò andato al Padre, vi manderò un altro Consolatore, lo Spirito Santo Paraclito. E proprio nella domenica di Pentecoste noi abbiamo celebrato il mistero di questa effusione dello Spirito. La Trinità si è rivelata, si è manifestata, e noi dobbiamo semplicemente entrare in questa comunione d'amore, non tanto per disquisire, non per leggere un trattato teologico, ma per entrare in questa comunione di grazia, e anche noi essere inseriti nell'amore grande e misericordioso di Dio, che non manca di effondere i tesori della sua grazia su quanti si affidano e lui confidano. Ci accompagni l'intercessione materna di Maria Santissima, tra l'altro in questi giorni, da oggi fino al 31 di maggio, ecco, avremo la gioia di avere con noi la statua della Vergine Santissima di Fatima, che ci ricorda il segreto dell'amore santo di Dio che ella custodiva nel suo cuore. Ci ricorda che anche noi dobbiamo entrare nel mistero dell'amore di Dio per vivere della sua luce, della sua grazia. E ci affidiamo a Maria, lei che con la Santissima Trinità ha avuto una speciale relazione, un legame straordinario, lei che si rivela come Madre di Misericordia, ma ci rivela soprattutto, e questa è una delle rivelazioni dove lei come Vergine della Rivelazione è invocata nelle apparizioni alle Tre Fontane a Roma, lei dice: io sono nella Santissima Trinità. E anche noi dobbiamo essere nella Santissima Trinità. Maria ha avuto un ruolo straordinario, una relazione d'amore straordinaria con la Trinità Santissima. Lei che è la figlia dell'Eterno Padre, lei che è la madre del Divin Figlio, lei che è sposa dello Spirito Santo, ci insegna ad avere questa relazione d'amore con Dio. E come ce lo rivela? Ce lo rivela con quell'espressione che dice il Vangelo: Maria custodiva tutte queste cose, questo grande mistero, meditandolo nel suo cuore, nel cuore immacolato della Vergine Santissima. Vogliamo anche noi mettere i nostri dubbi, le nostre preoccupazioni, le paure, le ansie, le attese, le gioie, le speranze, le tribolazioni, quelle vicissitudini che talvolta, ecco, ci fanno sperimentare la nostra fragilità, perché lei, che ha compiuto la volontà di Dio, rendendosi partecipe della missione che la Trinità Santissima le ha affidato, ecco, possa instradare anche noi, possa raccomandarci ancora una volta di non perdere la speranza di fare quello che il Figlio suo ci dice, di compiere la volontà del Padre, di lasciarci irradiare e sospingere dallo Spirito Santo nel compimento della volontà di Dio. Voglia il Signore concederci, ecco, di vivere pienamente quel battesimo che abbiamo ricevuto. Andate, battezzate tutti i popoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e noi, ecco, in questa immersione, in questo rimanere inseriti, immersi nel mistero della Santissima Trinità, ecco che possiamo sperimentare la mano benedicente di Dio, che ancora una volta si volge verso di noi, il suo sguardo fissa il nostro sguardo, la nostra miseria, e ancora una volta effonde la sua misericordia, la sua bontà e la sua grazia. Sia lodato Gesù Cristo.